No, lascialo fare, non me ne frega se ti becca, lascialo fare, vieni, vieni, fazzali qua. Lascialo fare meglio. Lascialo lì, tranquillo, basta. Sta fermino, tanto sto visto che di fino attaccio sulla cinepresa, fanculo. Credi sempre che oramai, dopo tutti questi anni, ho imparato che guardando la lucina rossa si capisce se. No, meglio non me ne frega nulla, lo difendo io. E tu ti fa beccare, certo, ti fa beccare. Cazzo non me ne frega se ti becca, meglio. Cioè, voglio dire, l'essere umano non è mica una specie in via di estinzione. Dov'è il problema se muore un essere umano? Sono gli animali che invece poi mi soffrono del fatto che l'essere umano non è in via di estinzione. E allora ci siamo, Mojo Simma. Cazzo non ha nessuno di nulla. Tanto che tonfo. Allora. Ma io ho detto, guarda, lo scrivevo, dove stavo? Lo scrivevo stamani mattina su Facebook. Se fa un piccolo, ma piccolo esame di quello che potevo fare quando ero bambino e quello che non è più possibile fare ora, secondo me si vive sotto una dittatura. Poi ognuno fa il che vuole. Se quelli sono contenti. Scusa, c'è il mio amico Mario. Quello che ha il negozio, viene da Natale, preciso, tu conosci bene, che buono. È contento quando dice, secondo me il semaforo è la cosa più democratica che ci sia sulla faccia della terra. A me mi voglia ammazzarlo quando fa quei discorsi, e mi voglia. Perché io appena vedo un semaforo che scatta sempre rosso, vado lì io. C'è dei semafori che da qualunque parte tu li pigli sempre rossi. E allora. E questo mi viene a dire che non c'è cosa più democratica di semaforo. Sì, a me sempre era tutto più tranquillo. Io mi ricordo, avevo il motorino di mio babbo e girava quando mi pareva, senza casco, senza nulla. Tante volte sono cascato, mi sono rizzato, sono tutti i ginocchi come si sciappa, sono rimontato sopra. Ora, se ti fermo, dice, tu non c'hai coso, ti confisco il mio motorino. Come tu mi confischi il motorino? Fammi un'altra pensione, no? Che c'entra tu mi confischi il motorino? Lo compravo io. Lo confiscano e lo mettono all'asta. Se ti sembra un comportamento da coso, il mio motorino pagato io, comprato io, perché ho buonato il rosso, per dire, fammi la contravvenzione perché ho buonato il rosso. Questa è l'asta. Ma è bello che ho sentito quella cosa che mi ha fatto veramente male, devo dire. Che ho sentito delle persone che erano lì alle aste proprio di queste cose qui che ti dicono, ma se la legge è quella, se uno. Cioè, capito? Questi vengono a. Praticamente sono degli avvoltoi che vivono sulle disgrazie di quegli altri. No, io il mondo così non mi. Vogliono sapere quanto metti in banca, ti obbligano a mettere soldi in banca. Ma che cazzo vuoi? Io in banca non li ho mai voluti mettere soldi. Io. Perché ti do le soldi a te, non ho capito. Che cazzo
cazzo me ne frega cantare? Ma io anche lì però il discorso dice, ma abbi pazienza, parlo con amici miei, artigiani, cioè ho detto a comprare le cose da viaggio un po' più comodo, la banca vai lì, vai là, ma non mi fa comodo per nulla, ognuno la vede alla sua maniera. Io personalmente non vedo perché per darti soldi a te devo andare alla banca, pigliare soldi oppure dirgli alla banca, mandare i soldi a lui, scusa, se tu dare soldi a te, quante cadere? Se ti conti e ti dirò, che cazzo non più coglioni. Ma le tasse, le tasse se uno vuole capisce dal livello di vita, io voglio. Tu vendi a me se una macchina alla 15 anni, siamo un 5, sa una macchina, e tu vedrai e miliardi non sanno, no? E allora, c'ho bisogno di compiti coglioni. E che non vogliono, cioè per tutto fumo negli occhi per dire soldi, ma soliti stronzi che non si possono difendere. Vaffanculo. Andrà a pigliarlo ancora tutti. Ma io in banca soldi non li metto, non mi interessa. Cioè se uno vuole la fattura, una fattura, che problema c'è? Fa una fattura, ma io in banca non li metto soldi, io non andrei in banca, e non fa fare la carta di credito la cosa, no, non lo faccio, contanti. Detto a loro io. Mi sento libero, non è, questo non è un paese libero, non può dire nulla, ti censurano. Come mi censuri, scusa? La mia visione la sarà antitetica alla tua, però ho lo stesso diritto di stare su internet, sulla televisione e tutto il resto, se tu mi permetti, hai pari di quella di un altro. E io, cazzo censuri? Io qua veramente non... Questo è un paese tra chiesa cattolica, che la ti obbliga a fare il che vogliono loro, dire no no, no no, te fa un figliolo poi tu vedi che quanto ti rompano i coglioni. No, a me tocca a buttare fuori il prete di casa, fuori, passi lunghi e ben distesi, capito? Perché voleva venire a detta legge? Aveva da ridire che non avevo battezzato la figliola, no? Poi no, venne a casa e voleva dire che se tu gli fai vedere rosso e la vede rosso e gli dici grazie al cazzo, se te la mando da te gli fai vedere bianco, te ben cazzo cefalo, se tu mi permetti in casa mia la figliola, io prima gli insegno quello che a me mi sembra giusto, poi quando la l'età di giudizio la verrà a leggere il che tu dici te o ascoltare il che tu dici te, la deciderà. Se comincio subito a votargli il cervello con il che tu dici te, hai paura, vai. No, no, non credo che sia facile, perché è capillare il controllo. No, vedrai, già i primi casini cominciano alle elementari. Il primo casino comincia alle elementari e ti dico anche quando devi decidere se l'ora di religione deve essere obbligatoria o no, cioè se la vuoi fare o non la vuoi fare. Perché? Sì, sulla carta è tutto vero, fa per dire, viene sempre fuori di norma che la maggioranza la vogliano fare sulla religione, no? Bene, allora volendola fare sulla religione cosa succede? Ti trovi che tuo figliolo è sempre tendenzialmente in minoranza, per cui succede che per dire, due classi o tre classi ci sono 5 o 6 bambini che non la fanno. Bene, cosa c'è scritto sulla carta? Sulla carta c'è scritto che ci sono attività alternative e tutto il resto. Questo sulla carta. Poi vai di norma e ti rendi conto che invece ai tuo figliolo gli fanno fare l'ora di religione. Dice no, ma non gli si dice mica nulla, si fanno stare in fondo a sedere. Non gli dici nulla e tu gli rompi i coglioni per un'ora, perché io ho detto che non la deve fare
e quando la sarà grande la deciderà, tanto questi problemi esistenziali ce li hanno tutti, quello di voler capire chi siamo, dove andiamo, chi ci ha fatto, perché siamo qui, e ognuno quando avrà il dettaglio di giudizio potrà capire il che fare. Se no che non è troppo semplice. Perché la dice, sì, se è vero, dice, però non c'è il personale che fa le attività alternative, ecco, potranno aver messo lì più. Sulla carta e funziona sempre tutto bene. Sulla carta. Poi di fatto questi giochi si sorfiscano sempre anche nella regione. Io mi ricordo che a tempi veniva il prete una volta alla settimana a rompere i coglioni. Non si poteva dire nulla e io a quel tempo ero bambino, la maestra ci aveva chiesto di portare la cosa, la portate una fotografia di una persona importante della vostra vita. Io no, ora io anche se ero bambino, in casa mia erano tutti anarchici e comunisti, rischia di portare una fotografia di Stalin, una fotografia di Stalin e una che io non sapevo chi era, non lo sapevo chi era, lo so tutto dopo che era Bresci, e la maestra mi diede insufficienza, mi diede insufficienza, no non è vero, non me la diede insufficienza, il pedina si incazzò, poi lo mettiò a ridere perché a sinistra conto che c'era la scamare, davvero, che anni, no, allora sono furbi, vai, e poi dobbiamo capire perché lo Stato debba pagare degli stipendi, scusa, perché gli devo pagare gli stipendi a uno che insegna religione, ma perché, per pazienza, perché io devo pagare le tasse per pagare gli stipendi a uno che insegna religione, se lo paghi sto cazzo di Vaticano, no, perché lo devo pagare io? Accidenta ogni cosa.